dice che c'è sempre qualcosa di nuovo. Io vengo tutti gli anni perché a me la mostra mi piace tanto. Tutti gli anni perché sono fiorentina e un obbligo quasi. Ma sì, siamo all'Arcio, siamo all'Arcio. E com'è questa mostra? Ottima, come sempre, tutti gli anni. La terza volta ci veniamo, quindi ci è piaciuta, direi. Questa è la quarta volta che torno, quindi sempre una sorpresa. Sono molto soddisfatto, mi piace, è organizzata bene e ci sono tante cose anche per i bambini. Abbiamo visto cose, cioè riciclare la cintura di sicurezza, cose molto belle. Le bici per le cinture. La scelta di rimettere le proprie mani e il proprio cuore in qualcosa, questo mi è piaciuto, me lo porto via. Viva la mostra dell'artigianato e viva gli artigiani! Mi sento più artigiana. Il materiale per noi è importantissimo e secondo noi è quello che fa la differenza. Colore, armonia e delicatezza anche nella realizzazione dei prodotti. La bellezza delle cose che facciamo sono proprio i colori. Il legno, un legno diverso da un altro, è un'evoluzione della falegnameria tradizionale. Gli amici sono stati i primi clienti, proprio sì, i ovviamente. Primi. Abbiamo iniziato a fare tavoli, librerie per loro. Noi siamo arrivati alla città di Jeonju, è una città in Corea del Sud. Questa volta abbiamo portato soprattutto il ventaglio. Tanti rimangono sorpresi non per l'oggettino bellino, ma da dove proviene. E quindi il riciclo in sé per sé fondamentalmente è fondamentale. Il gioco è diventata una professione che porta avanti con passione e divertimento. Il lato ironico è anche abbastanza dissacrante di noi livornesi. Unici, sono tutti preziosi. Non si ripete mai, anche se si potrebbe, però non si ripete mai la stessa cosa. Io ti do un pezzo che c'hai solo tu o massimo 10 persone. Ci metto passione, cuore, capito? Sudore, sacrificio. Se non riuscissi a unire la storia e il lavoro manuale, per me non ci sarebbe senso.